Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Un saluto a tutti, un saluto. Allora Carlo, prima domanda di oggi, ovviamente su Charles de Ketelaere che ieri non ha giocato la Supercoppa contro il Ghent e ti chiedono, Carlo, quindi manca solo l'offerta definitiva del Milan per chiudere il tutto? Sì, direi proprio di sì, ormai sembra veramente il Milan è determinato a prenderlo, è rassegnato anche al fatto che il 28 più 3 non bastino, non hanno mai fatto l'offerta a 35, faranno 30 più bonus, ma ormai c'è la decisione, ieri il fatto che non abbia giocato, insomma, era il tempo, sarebbe un fatto più che clamoroso, sarebbe un fatto, uso un aggettivo che a volte si usa per certe cose, un fatto increscioso. Che De Ketelaere non venga al Milan. Quindi si tratta di questa settimana, non credo i primissimi giorni, poi però si chiuderà tutto. Io credo che il Milan punti ad averlo a partire dal ritiro di Villa. Ah, quindi manca poco, il Milan ha deciso di fare questo, tra virgolette, sforzo per questo giocatore. Poi quello che gli rimane lo investirà nel centrocampista, perché viene il centrocampista, e poi il difensore centrale, favorito Tanganga, anche perché, stanno parlando le società, anche perché il giocatore verrebbe in prestito. Ecco, infatti la seconda domanda, Carlo, era proprio su questo. Credi che possa essere quindi lui il profilo giusto, il celebre difensore, no, di cui abbiamo tanto parlato in questi mesi? Diciamo che è il più che profilo giusto, non so, il candidato in questo momento più probabile, sì. Bisogna vedere poi gli accordi tra Milan e Tottenham. E tanti miei amici, tanti miei giovani colleghi, tanti influencer di grido, non stanno ancora imparando che buttarsi nelle certezze nel calciomercato si rischiano sempre figuracce. Allora, diciamo che dalle mie informazioni, perché io ho informazioni, sembra che Tanganga sia il candidato più autorevole, stanno parlando le società, ti dico già che c'è anche il Monaco e il Bournemouth, perché qui diamo notizie, non stiamo qui a giocare, il Bournemouth e il Monaco, e poi ti dico anche che Tanganga vuole giocare dopo tante panchine nel Tottenham. Nel Milan non so quante garanzie di essere titolare, anzi poche, visto che c'è Tomori Kalulu-Kjær. Certo. Quindi questo potrebbe essere un altro ostacolo. Quello che interessa ai tifosi del Milan è che il Milan prenderà un difensore centrale, Tanganga o un altro. Quindi questo è importante saperlo. Non credo, e lì è una mia riflessione, Beatrice, che lasciano andare Gabbia alla Sampdoria, anche per la questione delle liste. Il Milan ne ha già due meno, tre sarebbero forse un po' troppo. Ultima domanda di oggi, Carlo, ti chiedono in base alla gara, l'ultima partita del Milan vinta contro il Colonia, quale reparto ti ha dato più fiducia e invece quale reparto ti ha fatto pensare forse qui bisogna fare qualcosina? Allora, visto che mancavano 11 titolari... Ovviamente riguardo alla parte quando giocavano più titolari possibili, ecco. Certo, però diciamo così che... Allora, innanzitutto... Mi ha entusiasmato lo spirito. Non è sempre facile, dopo aver vinto un campionato che magari tu non ti aspetti di vincere, ritrovare, vedere questo spirito. Il titolo è: il Milan ha giocato contro il Colonia la 39esima giornata della stagione 22-21. Eh sì. E mi sembra il bel titolo, stesso spirito, stessa identità di gioco, stessa manovra briosa. Io esco confortato e sereno, indipendentemente dal discorso mercato, da questa partita, perché ho ritrovato i ragazzi, non era scontato, e io mi immagino già un bel 60.000 che cantano Pioli is on fire contro l'Udinese, perché sarà sempre quel filone che porterà. Sul piano dei singoli, la crescita di Pobega deve esserci, Adli ha giocato un buon secondo tempo, vedremo, non è di facile intuizione il ruolo di Adli, la difesa con Kalulu e Gabbia, salvo una disavventura di Kalulu, mi è piaciuta, e quindi il Milan prosegue anche, e dobbiamo dirlo, anche se non ci sono domande, con l'ufficialità dell'accordo con Ibrahimovic. Sì. Mi dispiace se i tifosi del Milan non siano
lievemente entusiasti di questo. Ibrahimovic è il giocatore simbolo di questo Milan, deve continuare a esserlo. Io sono molto contento che rimanga un altro anno. Non sarà il titolarissimo, non sarà fondamentale, non lo so. L'importante è che ci sia e si continui, perché il Milan va avanti con idee chiare e poi ha una fortuna, non deve aspettare di vendere i giocatori per prenderne altre. Poi ha un po' più di situazione mediatica, ma dobbiamo abituarci. Ancora abituati, dobbiamo abituarci. Non si abitua, poi però non festeggi alla fine lo scudetto numero 19. Eh no. Carlo, grazie. Sono Noi stato ci. abbastanza incisivo. Sì, abbastanza incisivo. Io credo che poi Zlatan, al di là di tutto, sia forse non il, ma uno dei simboli di questo percorso che ha portato allo scudetto. Chissà cos'altro porterà, quindi è giusto che ne faccia ancora parte. Quindi io sono molto contenta della sua permanenza, ecco. Un abbraccio a tutti e appuntamento domani alle ore 19 in attesa di De Ketelare. Ciao Carlo!